Vabbè, ormai è troppo tardi. Fatela comunque di prova. Sono pronto a perdere. No! Vabbè. All'ultima barra di vita, l'ultima barra di vita. No. L'ultima barra di vita. Salta, salta. Questa l'ho sbagliata. Ok. Fatti la tua mossa tua avanzata. Dai, manca poco. No. Dai, che manca poco. Va bene. Ho messo sto punto solo per far parte il video di YouTube con la sconfitta di questo. Dopo le 400 driver. Beh, ciò ho fatto. L'importante è farcela. Forse ho finito la run lì, forse questa era l'ultima, non lo so però. Non ne sono certo. Strength to protect what matters. Così sta comunque in corso. Aspetta, risposta di Rob, sì. This place. Mamma, dai, prende l'acqua e scappa via. Did I finally make it out of the dream? Sora and I have been split up since the start of our journey. Because Ansem, no, because Xehanort planned it. And that means we're a long way off course from the Mark Mastery exam Yen Sid gave us. All right, Sora's gotta be here, somewhere. Speravo fosse finita la sua mano, cioè, anche lui sta in questo mondo. Il mondo che non esiste.
ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Era finito sotto allo schermo questo del gioco. Non si sa come, ma così è successo. Abbiamo ripristinato. Mi sa che fa sotto qualcos'altro. Bene, bene. Stiamo verso la fine del gioco. Ho appena sconfitto un boss. E penso siamo nel mondo finale. Questo saltella, questo è il prefetto di Tonastro, questo gattino qua. Questo è il 3D Dream Drop Distance, che è precedente a un mini capitolo che hanno fatto prima di Kingdom Hearts 3, che è l'ultimo, quindi diciamo il terzultimo. Però non penso proseguirò subito poi la saga dopo questo titolo. Vorrei aspettare che danno qualche notizia di Kingdom Hearts 4 prima. Ok. Ok, possiamo andare avanti. Il Legone mi fa molto piacere. Perché sei molto presente ultimamente, la cosa mi commuove. Oh, yeah. So. Che sonno. Ci sono i Legone. Che sonno, così, è caduto. L'hanno fatto cadere così. Vabbè. Ok, tocca a Sora. Tanti appiccito. Era. Ora ti addormenterai veramente. Se prima stavi per. Allora. Qui che livello siamo? 30, ok, come Ringu. Dopo pranzo c'è sempre l'abbiocco post pranzo. Oddio, non so se devo andare di qua o di là. Oddio. Dubbio. Mi pare solo uno da qua. Dubbio incredibile. Oh, proviamo. Città contorta. Vediamo se siamo venuti da qua. Ah sì, da qua siamo venuti, ok. Ah niente. Sbagliato di nuovo direzione. Adesso posso passare sopra questi camion? No, assolutamente. Sente bene l'audio di gioco rispetto al mio microfono? O è troppo alto? Perché mi sa che c'è un problema, che quando gioco da Switch a Raincode con Scuba c'è un volume, e quando gioco a Kingdom Hearts ce ne sta un altro. Un problema questa cosa. La stessa scheda cattura video, capito? Posso abbassare un pelo il mic mio? Devo abbassare un pelo il mic? Allora aumento un po' il gioco. Prova. Il gioco lo aumento un pochino. Così abbassi proprio l'audio. Who? Attenzione, così. Then. No, aspetta. Then. Il Decone. Huh? Così commovente. Parla un po', prova. Addio amici. Meglio fare il contatto. What is going on? Abbasso il gioco, quindi? Prova. Sveglia di Sora, un'illusione. Questo è i miei moderatori che stavano. Lascia così che va bene, dai. No, va bene, dai. Posso sistemare i Decone, dimmi cosa è meglio. Va bene, dai, tipo non sei capace a sistemare. No, non fuggite da me. Wait. Colpa del gioco fa. Momenti con audio basso, momenti con audio basso. Sì, infatti, li senti quando parlano. Fidati di quando parlano. Wow, musichetta un po' se ti senti, però. E adesso non parlano. Parlano sempre. Ora ci sta il flashback muto. Ti pare giusto a te? What?
Ok. Mi fido di Gonen. Poi riguardo il video. It wasn't easy putting you into a second sleep, and he almost woke you up. So then. Moderatori, eccoli. Tiddolone, mi seguite il Tiddolone? Penso conosce tutti. We can't put stuff in your head. Hey, I got an idea. Ask your heart. See if it's got a clue. Well, come stai, Tiddolone? Mi piace l'esercito di foglie. That's why I kept going. Oh, thank you, Sora's heart, for pushing him right into our clutches. Aren't hearts great? Steer us wrong every time. You know, right? Because you all have hearts. Axel, and Roxas, and Naminé. Oh, il buon Alonor. I felt Roxas felt. And they laughed together. Got mad, and they seguitevi tutti, mi raccomando. You have to have a heart. Mi commuovi, Decone presente, Alan, non ti commuove a te. It's about time you noticed. Bene. Indeed. E la gente. A heart is never lost for good. Tiddolone, ci racconti. There may have been variances in our dispositions. Mm-hmm. Perdendo tutta la lore del gioco, però dettagli, quando ci sono moderatori presenti. Dopo se nasce un corpo anche assente. Our experiments creating heartless were attempts to control the mind and convince it to renounce its sense of self. Niente di che. Ti godi questo fine di Domersa. Ma io beh, non ero sicuro di poter fare la live. Domani mattina non riesco a fare la live che vado a un funerale. Quindi oggi pomeriggio, che dovevo teoricamente saltare, la faccio. Poi ci vediamo domenica mattina quel derino. Ecco, discorsi complicati. No, no, c'è. Why did you lie to them and tell them they had no hearts? Xemnas and Xehanort formed the organization for a specific reason. Round up a bunch smart, of empty husks, hook them up to Kingdom Hearts, then fill them all with the exact same heart. Tra una mail e l'altra. Translation? They were going to turn all the members into Xehanort. Make more Xehanorts? Che altri Xehanort? Questo è importante, sto pezzo. But you, aren't you scared of just turning into someone else? Copia di Xehanort. Me, I'm already half Xehanort. Sono già Xehanort a metà. Ah. That's nuts. However, through weakness of body. Ora sapete la trama degli Kingdom Hearts a questo punto. Or weakness of trust. Most of the original members we had chosen for the organization were inadequate. Ok, quindi inadeguati la metà dell'organizzazione. They never had a chance to attain their goal. Il loro obiettivo, cioè creare altri Xehanort. Even this was tutto previsto. Per quando falliscono è tutto previsto. Sì, è questo. Quando fanno gli spiegoni, cosa fai gli spiegoni? Ah, sorry. And we have achieved our other goals. Other goals. This last excursion has proven to be a worthy closing assignment for the organization. Just stop it. Smetti, c'è sta camiglia. You treat people's hearts like bottles on a shelf, but they're not. Dillo, dillo. Hearts are made of the people we meet and how we feel about them. They're what ties us together even when we're apart. They're what make me strong. Duh. You're strong because of the ties you have with other people. As if the Keyblade would choose a wimp like you. We see much bigger and better things in your future. Once you side with us. Quando ti dai a noi, così? Perché devo unirsi a loro? Qual è lo stipendio? I know the Keyblade didn't choose me. And I don't care.
Non l'ha scelto il Kibri, mi sono perso sta parte. Part ok, piccola parte di qualcosa di più grande, bello, commovente sta cosa. Ok. Perché in realtà l'ha scelto i tre iniziali di Borbesi. Tutti quanti insieme così, a buffa. Those are just words. Sono parole. Oh, il buon Sora, ecco. Ci vuole un buon Sora che appare in questo gioco. Mentre Sora fa i suoi discorsi. È tutto tuo, me ne vado. Tu la sai bene la lore, Sora, giusto? Se non te li avresti so. Erano stati scelti i tre maestri del Keyblade iniziali, Sora, Ventus, Terra e Acqua. Lui è perché è stato scelto da Acqua, tipo, non mi ricordo. Spiega qualcosa. La biglietta è tipo Kairi. Sconfiggi Xen, sono sottolivellatissimo. Ho sconfitto il boss dell'altra volta però. Oddio. Cominciamo così, mi lancia i grattacieli addosso. Oh! Sai che buono. Salvezza non so cosa faccia, però lanciamo. Oh! Oh! Ma niente, non si fa niente. Gli ho tolto tipo 2 HP finora. Consigli per questa fight, vero? Ce l'abbiamo. Colpito. No. Sì, questo è il Darth Vader dei poveri. Comunque, eventualmente posso livellare in quell'area. Prima di iniziare a fare parlata con questo. Certo, sono colpissimi, non sarebbe male, secondo me. No, questo fa male. Ecco. Potremmo fare un livellino, anche per riprendere un attimo. Lascia battaglia. Tanto poi possiamo saltare tutti i dialoghi. Dov'è che si può andare a livellare un attimino? Che qua. Perso miseramente, proprio. Vabbè, non conosco ancora il moveset del boss. Però almeno capiamo alle mosse che ho io a disposizione. Cioè, avevo 2 energiga e non ci bastano. No, sono andato avanti, ma sono scemo. Cioè, pensavo di tornare indietro. Oddio, raga, mamma mia. Non si può. Vabbè, riproviamo la fight. Cioè, 300 cutscene a nostra disposizione. There's the sigil. So your name shall be known as that of a recusant. Dai, facciamolo fuori! No, grattacieli no! Scatto Sage Winder. Non so da dove si sta prendendo questa cosa, però... Oh, preso subito. Preso 2 volte. No, via! E vabbè, pronto, fa via. Levo pochissimo comunque, mamma mia. E livellati conviene andare fuori alla torre misteriosa. Ma non so manco se ci posso andare direttamente. Dio mio. Aspetta. Mentre il livello non posso. Salvezza cosa fa? Ah! Mi recupera pure la vita salvezza, non ci penso. Oh, buon Cortec, come stai? Seguite buon Cortec, scusate, mi stanno mandando notifiche a tutto spiano. Via. Come va? Ok, sto qua dentro, che devo fare? Oltre a non morire. Sì, no, dillo però, mamma mia. Non mi ricordo quanto è che tu ci hai giocato a Kingdom Hearts. Sto morendo. Ho giocato meglio di prima. Allora, lascia battaglia. Vediamo se posso andare fuori dalla torre misteriosa, come dice Sora. Sono tornato a Palermo, stiamo sistemando casa. Ok, vabbè, stai sistemando, ci sta, sei stanchi. Mappa mondo. Fuori dalla torre misteriosa, dice Sora. Andiamo fuori dalla torre misteriosa. Dov'è la torre misteriosa? Mega Flare, ma che c'ho? Io non c'ho niente. Ma che, per chi mi hai preso? Cos'è che sono il re del sottolivello? Dov'è la torre misteriosa? Esiste a questo gioco la torre misteriosa?
Città di Mezzo. Non c'è la torre misteriosa. A 3D. Palloncina. No, c'è un palloncino normale. Beh, ma non devo averli per forza per finire il gioco. Però c'avevo il mostro che me lo dava palloncina. Magari mo vediamo un attimo cosa manca. Allora niente, aspetta, però possiamo crearcelo il palloncino. Secondo me quasi. Si controlla intanto il ragazzo. Visto di qua. Allora, io ho dei mostri. Io ho dei mostri qui. Spiriti, scusate, spiriti. Reti dell'abilità. Fantullare. Secondo me fantullare ce l'aveva. Impatto magnetico che non mi serve assolutamente. Magia plus. Cioè, quanto ci metterò per arrivare a palloncina? Ecco, palloncina, eccolo qua. Mi servono solo miliardi di punti che non ho. Ancora meglio se è palloncino. Non arriva a palloncina. Palloncina, chi me lo dà? Sempre cosa? Sottolivellato. E Delux deve sempre... Allora, devo andare di qua, mi sa, per tornare indietro e livellare un pochetto. Sare è 22esimo, non pensavo di più, sai. Che è tanto, 25.000 punti, però non so chi ci sta sopra, più che altro. Si sente bene la musica rispetto alla mia voce? C'è qualche mostro da sconfiggere in questo mondo? Oddio, che è? Oh, stiamo che armi. Ecco. Ok, perfetto. Guardate, si sente bene. Non mi fanno livellare. Ma la torre misteriosa a sto gioco ci stava, ancora non capito. Salvezza. Salvezza recupera anche la vita, ovviamente. Una guarda per guarda. C'è qualche abilità che potreste consigliarmi che magari ho? Ricordo di sì, eppure. O non l'ho capito io questa. Non era Kingdom Hearts 2. Cioè qui solo quando ci parlano va la torre misteriosa. O fa parte della città di mezzo. Fantullare ha aumentato l'affinità. A cosa serve? L'affinità a questo gioco. Io ho lo spirito di questo gioco l'ho proprio percepito. Cioè, i mostri non li sto livellando, manco li sto cambiando. Manco. Oh no, dove stai cadendo tu? Dove stai cadendo? Aia, aia, sto fa male. Oddio. Sono i mostri normali, mi sconfiggono. Che sta tremando il mondo intero. Aia, salvezza. Ok. Forse era un punto di atterraggio della sinfonia dello stregone. Potrebbe essere vero. Mi fa fare ste cose. Ah, posso muoverlo, ok, mi scordo sempre questa cosa. Zack! Il fratello preso. Fine dell'incubo. Sì, alla fine ho fatto sta cosa per uno solo presente. Ma non ci stavo qui, no? Adesso sto a livello 30, da che livello devo arrivare per sconfiggere il boss? Ma se non è Mega Flare o Palloncini è un po' inutile andare. Vorresti provare intanto a vedere se puoi crearli. Come non so che ho i sei mostri. Cioè, io sto gioco l'ho finito senza sapere queste cose all'epoca, quindi non penso che serva per forza. Salvezza non mi sconfinfera tanto come. Cioè, tu fai la Maggeri, Electro Smash, Scivolata, Kung Fu Colpo, Mulinello Iris che mi pare che non è male. Anche un mulinello di fuoco. Spezza buio pure mi sembra che non è male. Salvezza ci mette un po' a caricarlo per quello. Mi fa impazzire. C'ho palloncino, tempo bomba, tutta robaccia insomma. Salvezza è lenta ma è buona, ma è troppo lenta contro un boss. E volete cercare su internet chi dà palloncina e Mega Flare dei mostri a sto gioco? Solo che poi li devo livellare, quindi quanto ci metto? 40 anni in mezzo. È bello finire super sottolivellato il gioco. No, vai, vai, corri. Ma bravissimo, con lo skateboard. Se
se vai alla torre livelli subito. E dove sta la torre? Il mondo della sinfonia là. Come si raggiunge la torre? Secondo me si... Ah, vediamo, dai. Tu sei sicuro di sta cosa? Mi sono proprio certo. Ti prego, fai energia perché sennò finisce male qua. Questo mi sta facendo del male, tanto male mi sta facendo questo mostro. Ecco, bussa via, bravo, bussa via. Diciamo che Kingdom Hearts ricordo meglio di altri giochi, ok. Lì andavi nei mondi musicali, sì. Ora vediamo, rivediamo un attimo i mondi e capiamo che dobbiamo fare. Su, qua. Sto morendo, non voglio morire, che ho fatto i livelli. No, energica, ti prego, energica, no, Dio. Cioè, sto stramorendo contro i mostri questi. Cosa fanno non è male, sono contro i boss. Controllo un attimo come si crea il Mega Flare, bravo. Controlliamo. Facciamo un po' di sano backseating a questo gioco. Sì, se lo prendo, l'ho preso proprio in pieno, l'hai preso. Lui ci sta prendendo in pieno. Dai, botta per ogni volta. Sto facendo un po'. Dai, su che lo sconfiggiamo. Dai. Tolgo due sputi a attacco. Ok. Andiamo verso il teletrasporto, al mappamondo. Quello non lo ricordo proprio. Male. Ti pago profumatamente per ricordarti queste cose. Allora. Salviamo. Abbiamo fatto anche un livello, altissimo. Ah, non sono così sottolivellato. Scusate. Allora, il mondo canterino, tu dici, eh? Questi tre moschettieri. Sinfonia della stregoneria. Tu dici qua. Ah, è vero. È vero, c'hai ragione. Eccolo qua. Devo andare fuori da qui. Dobbiamo andare allora. Non è che si può comprare dal Moguri tante volte il Mega Flare. Tante volte. Cioè, c'è pure il tesoro. Non mi hai preso in vita mia. Dolce di sogno, che è. Abilità. Ah, qui si livella, eh. Qui si livella, dicono. Elisir ho preso, buono. Dai, tutta la gente che avrà cercato Mega Flare su sto gioco non si trova, anche in inglese. Ok. Prendiamo altri tesori. Per esempio, queste cose a che servono? Sono tipo dei nemici. Le camere erano proprio super gestite a questo gioco. Ah, si livella in quel modo. Non posso. Grazie. Grazie. Tutto in teoria, quindi. Tra l'altro mi sta finendo pure la caduta qua. Attenzione. No. Oh, livello 31. Attacco aumentato e magia aumentata. Ci piace attacco aumentato. Ok, abbiamo fatto un livello, l'abbiamo fatto. Questo non so che serve, sto portale. Se mi togli in 20 secondi o meno non ci avrò mai. Tutto teorico. Viviamo nella teoria, via. Ok. Mm.
Dico, continua a livellare un pochino qua, arrivo almeno a livello 32-33. Vediamo un po' cosa posso comprarmi dal Moguri. Blitz. Colpo tornado, rompighiaccio, impatto magnetico. Energica ce l'abbiamo. Scintillara. Robaccia varia, tanti capricci, ricetta, avete per i mostri, 3 miliardi di mostri, non peso manco uno, perfetto. Tanto salvo. Salviamo intanto. Allora. Solo che non so se cambiare, il mostro presente, vabbè, sto a livello 39, fortissimo. Ma vogliamo vedere se c'ho qualche mostro che fa qualcosa di utile tra tutti quelli che ho. Ah, lui c'aveva palloncira. E ci metteremo un po', a quanto pare, per arrivarci. Magia plus ho preso, tanto. Poi c'ha un magia plus di nuovo. E robaccia varia. Quindi lui rimane. Vabbè, che cosa mi posso prendere ancora con vabbè? Scintilla, un po' di roba. Ah, forse ho trovato. Ah, intanto uso io i punti di vabbè, però mi sa che tanto la potevo cambiare perché ho già preso tutto. Parata veleno. Questo cos'è? Magia Plus, potrebbe sempre servire. Wonder Manu. E si crea in primis il Tirantorex e poi dovrebbero vendertelo al Moguri. Una volta che c'ho il Tirantorex. Vediamo cosa ci dà Wonder Manu. 142, attenzione. Ci abbiamo Fira e Firaga. Non mi sembra una cosa. Difesa Plus ci piace. Marco Capo, io non ho mai giocato PS5 con i giochi Nintendo Switch. Mi sembra una trollata questa, Marco, che vuol dire? Allora. Modifica gruppo, crea spiriti. Vediamo se possiamo fare questo Tirantorex. Possibilità di aumentare attacco così. È il Tirantorex che è Schelecoda, no? Cioè Schelecoda si chiama. Vuole riunione, grazie Degone per la compagnia. Buona serata, caro. Cioè buona riunione più che altro. Dragonuccio. Facciamo un dragonuccio. Ehi fra, ehi. Chi è il Tirantorex qua? C'ho solo Schelecoda che mi sembra un Tirantorex. Foca relax. Ora è una foca relax in questo momento. Una bella foca relax. Uff. Niente. Andremo sottolivellati fino alla fine. Sì, ho salvato. Dai, un altro livello, dai. Vi prometto un altro livello e poi torniamo ad affrontare il boss. Spazza buio. Blitz. 1, 2. Dovrei aver aumentato l'attacco, quindi forse la Schelecoda, sai? Prova a vedere se trovi qualcosa in italiano sulla Schelecoda. Però la Schelecoda comunque mi mancava qualcosa per crearla la Schelecoda, ma li vediamo. Pure per me la Schelecoda. Lo sento dentro. Guarda questo che mi impedisce di attaccare. Venite, venitemi addosso se avete coraggio. Dove sta? Ecco. 1, 2, 3. Comincia a togliere un po' l'attacco rispetto a prima. Povero Sora. Questo qua lo fai anche per te, così aumenti la tua conoscenza di lore del gioco. Cioè quanta gente ti chiederà di Dream Drop Distance. Dai, su. Ok. Quanto rimane per livello? Ecco, perfetto. Sta quasi a metà. Mi sembra che mi attaccano tutti sti grandi nemici, eh. Pensavo un po' di più.
Andiamo a vedere la schele coda, quanto manca. Allora, spiriti. Crea spiriti. La schele coda. Cioè, mi manca tutto. Non ho né fantasia selvaggia né fantasia brillante. Però potrei comprarli dal Moguri, tu dici. Vediamo un po'. Fantasia brillante, fantasia selvaggia, giusto? Già mi ricordo più. Come si chiamava? Se li vende, Ma sì, sennò chi me li droppa? 2 selvagge e 1 brillante. 2 selvagge e 1 brillante. Vediamo, signor Moguri, c'ha qualcosa di utile. C'è anche la ricetta. Ma ricetta a che servono se ce li ho già? Forse non ce li ho. Pecoratama. Fantasia mirabile no. Fantasia sinistra no. Fantasia feroce no. Niente. Non è la schele coda, è l'altro che hai selezionato. C'era? Davvero? Chi è? Chi è? È questo, Tiranno Rex, è vero. Fantasia intrepida, fantasia epica. Naturalmente roba che non abbiamo. Fantasia epica e intrepida. Vediamo un po'. Allora. Com'era? Fantasia feroce. Frammento intrepido, capriccio intrepido. C'è sta manco questo. Niente, non gliela famo. Drop che non si sa dove sono, naturalmente. Sì, però il gioco non te ce porta. Cioè, tu devi andare a vedere una guida online per vedere queste cose. Non mi sembra giusto. Cioè, troppo guidato, poi. Mi infastidisce farlo così guidato. Cioè, magari in una seconda run fare tutte queste cose, no? No. Già che c'avevo un frammento, un miracolo. Non so da fare, esatto. No, voglio vincere senza tutta quella roba. Tranne il palloncina, può essere a forza di combattere lo prendiamo palloncina, perché sta in questo lumaca qua. Sì, lumaca, sto fungo. Lumaca. Non sto per cadere, no! Sto per cadere di nuovo. Salviamo un attimo. Allora. Niente, stiamo per cadere. Oh, chingone, grazie. Così piccolo. Piccolissimo. Aumentiamo, aspetta. Grazie, Lungone, gentilissimo. Il nostro capotreno, unico e solo. Tanto sono morto. Sì, sono caduto. S4. Sempre a fare modifiche. Che belli tutti questi moderatori a proteggermi, così commovente. C'era anche i Degone, c'era. Sono quasi l'uomo più felice, lo streamer più felice della terra. Delux. 4 moderatori insieme che scrivono. Mamma mia, ragazzi, ma che è compleanno mio. Diamogli un bel bonus attacco e un bonus difesa. Stai masterando, Sora. Ditemi se l'alert è troppo alto rispetto alla mia voce o va bene. Inizia a diventare fastidiosa la cosa. Cambia gioco, Sora. Perché sto guidando? Ormai tu sempre al lavoro, Lingone. Lavori più che dormire. Ma perché?
Cioè ogni volta... Ah, quindi non posso andare avanti, cade sempre, che bello. Perché lui ormai la parte sua è finita. Come King, cade dal sonno. Niente, vabbè, almeno possiamo proseguire in santa pace con Sora. È tutto troppo alto, ti senti piano. E mo abbassiamo. Ho abbassato, faccio un attimo di partire l'esercito di foche. Ditemi se ancora va bene, perché ho abbassato il mio microfono, un po' riequilibrato le cose. Prova. Va bene così. Prova. Ditemi se va meglio. Meglio, ma si può abbassare un altro pochino l'alert, dici? Ho abbassato un altro pochino, fate parti calcio alle. L'ho riabbassato. Un pochino proprio, eh. Poi finché non vi sembra perfetto, voi ditelo. Vabbè, poi ognuno c'è i suoi gusti, però. Oh, 300 cavalli, com'è? Aiuto. Oh, buoni. 1300 punti sono andati. Per il bene del volume. Vabbè. È troppo grande l'immagine, insomma. Dovrei abbassarla un po'. Ok, ora meglio. Meglio, ma non perfetto. Non ho capito se questi cosi qua li posso... Potrebbero andare a mio vantaggio, sti cosi per terra. Questi qua. Ottieni vittoria senza usare comandi triangolo. Boh, proviamo. Ci proviamo. Quindi manco energia che posso fare. Voglio mirare inviato, sì, ho visto, Demisto, bentornato. Aia. Sa che perdo senza usare comandi... Senza usare comandi triangolo. Ho sta sensazione. Chi è che mi fa fare queste try impossibili? No, come continuo? Oddio, non mi di... Cioè tutto quello che ho fatto... No, tutta l'esperienza. Mio padre Volpescu lo fa sempre all'ultimo try. Chi è mio padre Volpescu? Vi parliamo. Volpescu mi sembra un allenatore. Così. Vai, facciamo un altro livello e poi riproviamo il boss. Sperando che mi aumenta l'attacco. La difesa. Quindi Volpescu appena ha fatto l'ultimo try la parte del karaoke di Yakuza. Il gioco Yakuza. Ma non conosco, benissimo. Sono un ignorante. Ormai qualche anno fa, no. Sono fuori dal giro, l'hai visto? Se vuoi mandami link per vederlo. Fuori dal giro. Come stai, l'hai visto? Quando appari tu mi ricordi sempre che sto aspettando il risultato di un concorso. Io ero nel chill totale. Manca poco, livello 32, bene bene. Altra fight. Attacco o difesa ci vorrebbe, o HP. Va bene tutto. Tranne magia, non mi serve. Energia, avete un po' di difficile la cosa. Ok. Cambiare i suoni che fanno sti unicorni alati. Croce sonico. Il plasma. Oh, mi stanno a colpire. Oh, ma che mi colpisce da casa sua? Oh, Bonnie.
Siamo buoni. Oh, Yellow 32, attacco e difesa aumentata. Buonissimo. Ragazzi, abbiamo livellato proprio quello che ci serviva. Attacco e difesa insieme. Secondo me andrà un pochino meglio, dai. Andrà un pochino meglio il boss. Ci proviamo. Ci proviamo, ragazzi. Povero illuso. Livello 32 per noi. Mappamondo. Ti ricordi quanto manca alla fine del gioco? Dici, se batto il boss a breve potrei finirlo in tempi umani? No. La stagione fantacalcio la congeleremo finché non recuperano. È vero, è vero. Quando è così va congelata, che brutta cosa. Non si mette 6 politico a tutti. Mappamondo. Il 6 politico mi ricordo però. Se è solo una partita, uno potrebbe anche magari per maggioranza. Se la maggioranza dice va bene se è politico. Comunque Taro l'anno prossimo legata routine. Cos'è la legata routine? Cosa intendi in realtà? Non ho capito. Dici una riunione del Taro Team vuoi fare? Ah, fantacalcio del Taro Team. Sì. Se tutto va bene, la vita mi si sistema come voglio e sarò un uomo più libero mentalmente, magari lo faccio volentieri. Inizio politica a tutti. Tutti a fantacalcio giocate. Allora giochiamo tutti, dai. Facciamo veramente. Chiedo chi vuole partecipare in live. Facciamo 8-10 squadre. Perché no? C'è anche Rob che gioca a Delus. Riku! Kairi! I found Sora. Senza capire niente. Stai facendo un fatto caldo senza capire niente di che. Ti hanno messo in mezzo. Possiamo andare avanti, abbiamo già visto prima. No, non è vero. Sicuramente offro qualcosa, ma non. Sono secondo. Beh, a volte va molto a fortuna. Ah, un attimo rileggere sto. Un attimo vedere sto dialogo. Che non l'ho letto prima. E quello ti ha quasi svegliato. Sai, com'è venuto? Come una stella cadente è arrivato. All that stuff I just saw. Did you put that in my head? Internet mi dà tanto durante l'ast. Tu sei un analista, Sora, quindi. Hai analizzato le cose migliori. Ci la facciamo? Con due attacchi in più e una difesa in più. Oddio. Forse la difesa cambierà ulteriormente. Però l'attacco in più ci piace, ci dà fiducia. Sapete fare una prediction qualcuno di voi? Slash prediction da PC? Facciamo, proviamo a skillarvi un pochino come moderatore. Fingone sta guidando, niente. Vediamo se Sora o Almer. Derux a volte non mi ascolta, vuol dire. Comunque sta andando malissimo la vostra try. In qualche modo. Non lo sto prendendo manco di striscia a questo, raga. Mamma mia. Cosa devo fare? Slash. Fa fare la prediction, la so fare? Slash prediction. Entro quante try, tipo 5 try, sconfiggere questo, metto tutti quindi no. Vabbè, mi sa un po' a far nero però, mamma mia, nero nero. Una barretta è ben rotta però, L'attacco non è male, il problema è la difesa mia, che volli. Devo stargli a distanza. Oh, due barre abbiamo tolte, raga. Oh, due barre abbiamo tolte però. Non mi spara però. Questo non so cosa serve. Sta cosa come esco da sta cosa senza morire? Ok. Ah, mi sono curato non so come, però bene. Ah no, mi hai fatto blocca, slash prediction, vedi che opzioni ti dà. Perché fai queste prove? Oddio, oh! Energia! Niente, oh, mi batte sempre.
Dai, incrocio. Niente, mi fermo, mi fermo. Aia, questa fa male. Tutta l'energica. Ok. Potrebbe averlo tolto, ragazzi. Zitto, zitto. Non mi devo far colpire. Se vedete, non farmi colpire a questa. Eccala, ecco. Devo dirlo. Muoviti, muoviti. Io voglio usare lo scudo e devo aspettare che... Preso. Preso per lui però. Ha preso per lui però. Quello lì è Terno, mi sa che crossover, no? Mi sa che massimo lo scuba faccio crossover. Dovrei aver fatto. Ce la farò nei prossimi 3 try, grazie Sora. Votate, votate se ce la farò nei prossimi 3 try. Volevo uscire da qui, ma non ce la faccio. Aia. Non lo prendo. Ok, preso, adesso ho preso 3 volte. Ho preso. Votate, votate, votate. Bravo Sora. Aggiungiti 50 punti per aver fatto questa cosa. Oh, oh, oh. Ok. Come stai Akira? Seguite il buon Akira Nogueo. Ma tornerai in live a cose, no? Tra l'altro Akira lo voglio come futuro moderatore. Vediamo se ci casca. Fisco qualcosa con il no. Cosa no? A cosa stai rispondendo con no? Aia. Per raggiungerti 50 punti. Ah, se l'ha fatto Alan, non l'hai visto? Che ascolta sempre nelle trovie il nostro Alan. Mi ha fatto 4 barre, io ho fatto, solo che sicuramente aumenterà qualche skill. Sì, e dai, usa lo incrocio sonico. Oh, finalmente, ha preso in pieno pure. Se l'hai preso pure in pieno sto incrocio sonico, raga. Sarà votato no. C'è ancora il pronostico attivo. Votate, votate, votate. Preso. Oh. Oh. 5 barre. Questo fa male, questo fa male. Preso. Queste mosse da Darth Vader però. Dai, in 5-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 
due. Oddio, come li evito questi? Come li evito? No. Forse mi devo avvicinare, Come li colpisco sti cosi? Non ho capito come colpire qua cosa. Se non ci sto a capire. Niente, da non deluderci. Aspetta. Siamo giocati la casa qui. Sto al primo try. No, devo fare il coso, devo fare la mossa speciale. Ma che ne so io, succedono ste cose. Vabbè, comunque lui ancora sta prendendo danni, quindi vabbè. No. Energica, corri. Muoviti. L'incrocio gli fa male, però stavolta non serve ora. Spezzabuio se l'è preso, ragazzi. Blitz. Se l'è preso pure il Blitz, se l'è preso. Attenzione, però bisogna aspettare un pochino perché qui non c'è più energica. Togli. Ma sono curato in tempo. No, raga, no. Riesco a fare l'energica in tempo. Aspetta. Anche l'auto, vabbè, però mettere in pausa e cittare. No, vabbè, devo leggere la panico, se perdiamo possiamo manco dormire.
Gli rimangono 3 barre. Sì, dalla Francia mi stanno chiamando. Rispondo subito, tranquillo. Ok. Come mi ha invitato questo? Non lo so, guarda. Mamma mia. Che mi è andato King? Aspettate, scusate. Tarone, sta al lavoro. Mi lurca pesantemente King, grazie. Dalla macchina mandi messaggi bolla. Pensavo solo Scuba mandasse messaggi bolla invece. Il dubbio, facciamo la... Oh, oh, c'è l'energica! Oh. Oddio, raga, mamma mia! Mamma mia! Oh, lasciami un attimo! Non c'ho manco un'abilità da usare, non c'ho. Quando mi ha ammazzato? Oh. Ma se c'è... ero fullato, come ha fatto a ammazzarmi, raga? Primo try è andato. Il primo try è purtroppo andato. As your flesh bears the sigil, so your name shall be known as that of a recusant. Non so cosa stia dicendo, ma non ti sopporto. Dai, evitalo. Quanto odio ste spade laser, oh. Non me lo guardo sta ruota, sempre... cioè l'ho già visto però. Mi fa... sì, sto già morendo, il secondo try è già finito, possiamo dire. Non c'è neanche un'energica pronto. Dai, muoviti questa energica. Ok, abbiamo l'energica fatta. Questo mi sono preso in pieno. Uno. Ma posso fare ogni tanto una parata a sto gioco? Cioè proviamo a fare una parata. Ah, partito l'energia. No. Ecco, no. Non è un buon inizio, sì. Sono d'accordo con Xemmy. Ok, il secondo try è andato. Allora, posso fare delle parate secondo voi? Quando mi colpisce, secondo me sì. Quando mi colpisce con tutte quelle spadate, dovrei andare di parata. Magari c'è pure un contrattacco e manco lo so. Oh, l'ho evitato, non so come. Va bene. Tialo però, dai. Para. Para, sì. Vediamo se devo fare energica appena mi dà la possibilità. Non posso attaccarlo finché non c'ho energia settato. Dai. Oh, metti questa energia, muoviti. Ecco. Dai, ho preso sto. Devo attaccarlo 2 volte di fila, però, che... Non so come ho fatto a evitarlo col pezzo, però va bene. Riesco a diventare un po' più strategico col para. Secondo me... Mannaggia, oh, si è parato proprio al momento giusto, si è parato. L'incrocio sonico l'ha preso. Questo ha fatto male, raga. Questo ha fatto male a me.
Quando viene col coso, devo mettermi in parata, devo mettermi così. Questo fa male. Vabbè, mi via subito però. Mannaggia la miseria. Botta risposta. E mi ha preso, mi sono parato e mi ha preso. Incredibile. Beh raga, buongiorno. Sei contento della vittoria di ieri? Hai vista la partita? Oh, l'ho preso anche se stavo laggiù. L'ho preso, disgraziato. E vabbè, non ovvio mai io. Vieni. Usa abilità che sta qui. Usa abilità. A Blitz il regalo te lo toglie come abilità. Blitz è proprio inutile contro di lui. Ah, quando mi piglia con sta abilità mi levo tutta la vita, regà. Con sta abilità. Devo scappare. Io ho visto solo gli egg lights, toglia. T'ho detto comunque giocava. Giocava delle Bashiru Vesino. Sei imploso. Sì, l'ho sentito più che visti. Sono imploso, sì. Allora, aspettate, tolgo Blitz, che secondo me è la mossa più inutile contro di lui. Incrocio Sonic è buonissima. Anzi, me ne farei pure un altro, quasi quasi. Aspettiamo, il messo. Come on. Ci sono, eh?
ci sono uno di noi, no? Ok, ce l'ho fatta sopra sta cosa. Ah, si fa proprio colpire adesso, così. Inizia troppo bene questa drive, ho paura. Come proseguirà? Calcolo. Come comincia. Preso. Va bene. Okay. Ah, posso proteggermi da sto attacco. Mamma mia, raga. Oddio. È troppo bene questa drive, eh. Mamma mia, ma mi sta via tutto. Oh. No, raga, non perdiamo mo, che sta andando troppo bene, Non perdiamo mo, cioè da troppo bene inizio. Ecco, l'hanno bloccato qua. Sono ingordo. Pensa che dobbiamo affrontare pure l'Ajax. Già mi immagino il cafonale, oddio, infatti. Meno male che anche i miei amici un po' lo colpiscono, sennò qua. I miei amici mostri. Aia, questa fa male. Ah, mi ha fermato purtroppo. C'è una abilità pronta in tutto questo. Muoviti. Non fa mai due mosse di fila. Mai fare due mosse di fila. Stavolta l'ho preso però, pure fuggito dalla sua trappola. Preso. Non lo fa due tecniche insieme, mi sbaglio sempre. Qui è già da star Genoa. So che c'è molti infortunati il Genoa. E vabbè. Sto combinando. Non lo sto colpendo minimamente. Ok, qui posso fare la cosa. No, volevo fare la cosa. Non me l'ha fatta fare. Ah, ecco qui. Ok, ce l'ho fatta. Ok. Votate se ce la farò nei primi prossimi tre try. Questa è la prima. Ok. Non ho capito cosa è successo. Dove sta? Ah, va davanti? Sparito il boss? Dove sta? Ah, sta laggiù. Oddio, approfittiamone subito. Sta male. Dai, approfittiamo. Vabbè, abbiamo tolto un po', dai. Un po' gli abbiamo tolto. Dai, questo ha fatto di nuovo male. Oddio, non c'è più. Dai, mi via sempre da casa sua. Aia. No, non perdiamo. Mamma mia. Mischiatissima. Oh. Mamma mia, se mi fai mega combo. E vabbè, non si ferma mai.
Oh, se sei fermato, mo. Mo devo prenderlo. No, 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 no! No! Oddio, che fastidio! Boh, mi dà più fastidio qua che su Elden Ring, guarda. Veramente. Allora. Andiamoci a fare un altro livello, va. Un altro livello lo facciamo. Mi ricordo dove vado ad andare. Adesso li sconfiggiamo un pochino prima i nemici con... Con due esempio Lurk, ecco. Non posso più vederti soffrire. Non posso più vederti soffrire. Comunque è fattibile, nel senso eravamo rimasti agli ultimi tre. Come si chiama? Tre barre di vita. Quindi non è impossibile, insomma, a questo livello. Mi hanno stoppato. Aiuto. Mi hanno stoppato senza motivo. Calla. Aia. No, 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 no. Cosa fanno? Come posso comprare? Ah, non c'era l'altro in cui io sono, davvero. Dai, che sto 40 miliardi di mostri. Disastro. Niente, oh, mi fermano sempre. Ok. Pezzo buio. Ok. Cosa fanno? Cioè, ci sono incroci sonici, il mondo sarebbe migliore. Mi sta chiedendo su Telegram. Procio sonico. No, a vuoto l'ho fatto. Dove stanno i nemici? No. Ho sparito tutti i nemici. Lo sto messo. Non mi fa vedere più il livello. Eccoli. Ok. Pezzo buio. Andiamo lì. E niente. Ghiacciato. Croce sonico, vai. No, mi ghiaccia sempre, mi ghiaccia. Sto pure morendo, sto pure morendo. Mamma mia. Mo bevo. Dammi il tempo di far fuori questo. Bevo subito. Niente, oh, mamma mia, vai invincibile. Fa perdere tutto il tempo che ha. Oh. Ora beviamo. Sei livello 32. Arrivo a livello 33. E riproviamo. Vediamo un po' se tante volte ha fatto altre robe il farfullare qua. No, mi manca uno per scintilla, però gli manca 300 miliardi per arrivare a palloncina. No, 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 non va bene. Ci sono altri mostri che mi fanno arrivare a livello 33 qui. Ok, eccoli qua. Mi fanno esplodere tutto. Niente, mi colpiscono dovunque.
Non erano così feroci gli altri Kingdom Hearts di nostro. Allora, facciamo questo. Pac. Vai, 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 vai. Ok. Plasma. Sto pure cadendo, non cadere. La parte è meglio perché mi cadeva mentre stavo nel boss, col boss era finito. Ok. Vabbè, manca abbastanza poco a livello 33. Mostri, venite, venite. Devo livellare. Non abbiate paura, siamo amici. Eccoli. Finché uso l'abilità sembro fortissimo. Appena finisco l'abilità e devo solo attaccare divento scarso. Sparito un mostro. Ah, ecco. Vedo che se mi spariscono mi ritorno, ma che cavolo. Giusto. Provo un attimo a fare la mossa quella, no? Passo pesante, vai. Proviamo, bravo. Distruggi tutti. Lo sta assorbendo. Wow, queste sono le mosse giuste. Panzate invincibili. Aia, aia, questa fa male. Giga. Sto per cadere, sto per cadere. Riuscissimo a sconfiggere, non livellerei. Ok, ok, l'ho sconfitto uno. Dai, dai, che è fatto, dai, che è fatto. Ok. Sto per cadere, ma vediamo. Mamma, gli manca uno sputo per livello 33. Uno sputo manca. Ok, caduto. Ma ritorniamo qua da questo. Che non può andare avanti nel gioco, ricordiamo, perché. Perché ha finito la sua parte, Riku. Ok. Non so per niente. Mo cade. E via il sonno per lui. Ecco. Non mi addormenterò, invece sì. Addio. È stato bello. Ok. Ok. Allora, ritorniamo qua. Ci rimaneva pochissimo, ci rimaneva. E poi andiamo di boss. Dai, dai. Oh, io ho 36, magia aumentata, difesa aumentata, vai. Difesa aumentata mi piace. Soccomberò di meno agli attacchi del boss. Ci riproviamo. Ci riproviamo. Allora, salviamo. Scena.
Uff. As Bye. Your flesh bears the sigil, so your name shall be known as that of a recusant. Faccio nero. Thunder. Yes, yeah. Posso andare a dirlo se non mi avvicino abbastanza. Prima ho inserito meglio sta cosa. Oh, preso. Magia, sto morendo male. Preso. No, non l'ho preso, stavolta. Preso. Oh, sta dentro con me. Vuoi difenderti con tutte le cose normali? Bene, ho preso. Okay. No. Mamma mia. Oddio, no, mi sono curato. Mamma mia, curati. Però sta attacco tremendo, mi fa. Lasciami in pace, sto cercando di curarmi. Ecco. Infatti mi tocca fuggire come un pazzo furioso. 5-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 
Mo me curo. Prometto che mi curo. E mi cura sempre quando arriva Lucio. Ok, ok, sta andando bene. La drive sta andando abbastanza bene. Oh, ora me ne rincorre, oh. Mi devo curare, però. Ciao Robby, bentornato, come stai? Seguite il buon Robby. Sto tentando di vincere questa boss fight. Sono contento, caro. Vediamo se riesco a regalarti una vittoria. Gli HP dell'avversario li vedete in alto a destra. Uff. Ok, no. Allora, vai. Grazie Andrew White, come stai? Seguitemi, mi raccomando, Andrew White, Robby, grazie per i bittini, gentilissimo. Aia. Ora perderò. Come va? Non ho capito perché non... No. Teoricamente dovrei riuscire, ok. Tutto bene, tutto bene. Sto verso la fine del gioco e questo boss sto tipo al decimo try. Ah, peggio del The Ring sto diventando. Ci proviamo. Teoricamente adesso si riesco a fare mossa, perfetto. Ora si rincitrullerà e mi darà modo di abbatterlo. Sì, perché sono sottolivellato, sennò è facile. buon minestrone mentre senti grida di disperazione. Praticamente sono abbastanza sottolivellato, per questo faccio fatica, però ce la possiamo fare. Io sempre devo terminare i miei giochi sottolivellato, se non sono contento. Ah, penso che fagli un po' più male, però mannaggia. Preso. Profittiamo finché ancora sta mezzo rimbambito, no? Dai, profitta quando gli spieghiamo indietro il colpo.
bello frenetico comunque il gioco, quindi non è facile. Aia, sbagliato. Ormai sto imparando il summo offset e sto fuggendo come un pazzo curioso. Adesso ho fatto male. Secondo me che ho un po' livellato la difesa, sennò è già bello che mi metto. Dai, via allora. Anche un attacco normale ogni tanto è sbagliato. Questo mi via sempre qua, non è? No. Aia! Questo sta facendo male, questo mi sta facendo male. No, qui muoio. Energica, corri! Mamma mia! Ce l'ho fatta in tempo! Vai, devi pigliarlo! Oddio, riposo. Oh, mi mancano due tacche, ragazzi. Due tacche. Oh. Oddio. Ce la possiamo fare. Mi attacca. Mamma mia, mi via sempre. Ti proteggi. Mamma mia. No. Mamma mia. Ho preso, ma ho preso anche lui purtroppo. No, non sbagliamo. Mamma mia, non so come ho fatto però, bene. Oh. Oddio, forse la posso fare. Se supero sto pezzo indenne con sti grattacieli, forse la facciamo. Aia. Fatta. Ok. Si sta consumando il gommone del joystick. Ok. Dai. Vai che rincitrullito, corri. Corri che rincitrullito. Facciamogli tanto male. No! Potevo fare meglio. Dai che sta quasi morendo. Vai, no! Manca pochissimo. Ok, ho fatto la prediction che vincevo in 3 try. Questo era il secondo try, anche se ho livellato nel frattempo. Dettagli. Io dissidente. Non ce l'abbiamo fatta. Ecco, questo so io schiantato per terra. Ecco, che vuole questo da vita mia, mo? Ancora tu, infatti. Troppo facile con te, sì. Stiamo battendo chiunque. So che pensi di aver vinto. Hai perso il momento in cui ti sei tuffato così in profondità. You're in the deepest pit of slumber, and you've worn yourself down to nothing. There's no returning to the world above. Sì, sei venuti così. What do you mean? We told you. It was not the sleeping keyholes that guided you. They are not the reason you are here. You've been on a path, one we laid out for you. That sigil on your chest is the proof. Sì. Non è una maglietta, è un sigillo che hanno messo loro. See, that sigil, the X. Ah. It tells us where you are at all. Attenzione, ecco perché ci trovano sempre. You had wondered aloud before why we kept showing up where you were. Perché ci trovi ovunque tu fossi.
It's because we need you, Sora. Or, to be more precise, we need what will be left of you. Disgraziato. The 13th dark recipiente. Why was it assured you would come here today? Because I followed my destined path. Faccio un panto di SO, ragazzi. Non so se ci siete ancora, ma mi spiace se è nel momento concitato. Andre White, Robbie Riri. Today, all of my selves throughout time. Seguite, seguite, se qualcuno sta ascoltando. And to welcome you, Sora, as our 13th member. Il nostro 13° membro. These facts cannot be changed. What's gonna happen? Ci stanno sfiancando sia a parole che film. We are all here, and what the future holds in store is beyond my sight. I will return to my own time. Grow into the man who becomes all these others. L'uomo sarà tutti questi altri. While I know this future now that I have lived it, returning to my own time will erase the memories and experiences. E qui inizia questa sorta dei viaggi temporali dei corpi suoi. Still, my appointed. Certo che lo spiegano, fa tutto sto spiegone fino. Which will first lead me to seek the outside world. Pensa di aver vinto, là gli spiega tutto. Riku. Your heart will sleep forever in the folds of darkness, and your body will be another vessel for me. Mi piacerebbe. So light gives way to darkness. Good night. Sora. Sora. Buonanotte. Ah, stiamo proprio là, alla base dei 13, insomma. Qualcuno ci salverà da questa situazione. Stiamo sprofondando. Ecco, ecco il salvatore della madre. La luce di qualcuno. Il topolino, Riku, chiunque, Pluto. Aiutateci. Ah, l'armatura dei Ventus. Attenzione, non me lo guardavo, non ricordo niente. Bene, appoggiaci e fateci riposare, per favore. Questa musichetta da chiesa. Cuori legati a Sora. Tipo, cioè, tipo 300 personaggi sono legati al protagonista. Ok, oh, finalmente si può proseguire con Riku. Grazie. Salviamo, salviamo subito. Salviamo all'istant. Con Sora siamo arrivati al 33. Invece con Riku abbiamo fatto il boss al 30. Quindi è più chad Riku. Ora possiamo andare avanti. Non c'è più la barriera che ci faceva addormentare. End of the road, huh? I know I'm back in the real world. Ah, nel mondo reale siamo. But I still have my Dream Eater powers. Which means he still hasn't woken up. Where are you, Sora? Questo è il mondo reale, noi siamo in profondità a dormicchiare. Eccolo, lo sgonfione che ci aspetta. A Dream Eater. Is that where Sora is? Speriamo. How do I get across? Ecco, guidateci voi. Guidateci. Right. I get it.
Ah, musichetta. Ok. Siamo pronti. Linea onirica. Stiamo arrivando. Qui sta Sora, quindi potrebbe beccarmi. Sì, ma sta cosa che ci arriva subito così, teletrasporto proprio nel luogo in cui sta Sora, preciso. Ecco. Quindi, infatti era troppo semplice. Hands off my new vessel. Ma muta, vessel? Ci vedrei io. Yes. Prego, Rob, mi dispiace che sia un momento tranquillo. You developed a certain... Cercherò di fare meglio la prossima volta e passo. We did what the Keyblade did and moved down the list. Non so se ci andava avanti a quel pezzo del boss. Poi c'era un altro boss sicuramente. But unfortunately, he became too aware of himself and returned to Sora. Organizzazione 13 è dividere il quale Xehanort da 13 contenitori, ok? Thanks to you and Sora, we learned not all our candidates were fit for the task, but we managed to make up the difference. And now, Sora, the 13th vessel, is within our grasp. Non so, Sora. Oh, Leddino! Ecco, vai, Robby. No! Ha scammato il raid. Questa alert di Twitch proprio funziona benissimo. Segui il sto di letargo per un po'. Io pure ho studiato per 2 mesi e mezzo per 3 concorsi, in cui forse uno è andato bene. So aspettare la graduatoria. Seguite il buon Golden Boy, Rory, non so se vi conoscete. Il me stesso futuro mi ha dato un compito. Lui è il passato. Ci serve per si frammentare di me in molti mondi. Non ci stiamo guardando. È stata... Ma il Golden Mad ci ha mentito. Vi ho detto che siamo stati a Kingdom Hearts 2. Invece compariamo proprio al momento plot twist incredibile di 3D. Esatto. E tra l'altro non lo sto manco leggendo bene. Meno male che è un po' già so la storia. Comunque, benvenuto, Glomar. Mi pare che eri già mio follower. Non mi ricordo. Che ti becco sempre da lui. Che sei il fratello, poi. Se non sbaglio. Non vorrei di una stupidaggine. Mi pare di aver capito così. Come stai? Grazie. Grazie, caro. Gentilissimo. Commovente, non lo eri, ok. Grazie, caro. Come stai? Quindi conosci Kingdom Hearts, sai benissimo del plot twist che ci sta in questo momento. Quindi praticamente lui, tu lo sai bene la storia, perché io, anche se me la leggo, me la scordo. Comunque seguite anche Golden Boy Led, Robby Riri, mi raccomando. E che lui si va a trovare con se stesso. Leggi di tutti, non ti saprei dire la storia, come me praticamente. Oh no, che c'è? Che c'è, Leddino? Che è successo? Lui si è. Praticamente si va a trovare se stesso tra passato e futuro per dire il piano che deve perseguire. Ok. E poi si dividerà in 13 con i contenitori, tra cui Sora, che è il 13esimo. Per assicurarsi che tutti stavano qui nello stesso momento. Già nel tempo delle limitazioni, meno male. Farò di abbandonare il tuo corpo. Ok. Poi deve esserci una versione di te ad attenderti a destinazione. Ok. Al tuo arrivo puoi solo andare avanti. Dobbiamo vestire leggi del tempo. Che si è inventato. Qui ci vorrebbe il dissing di Golden Boy su tutta la saga, su come ha complicato le cose. What have you done? My most future self will arrive soon. Il mio stesso più futuro arriverà presto. Okay. Ah, vedi, c'è la versione Anzi, la versione Xenoth, Stenna. Quello pelato, eh. Sta cosa mi fa ridere che i nemici fanno tutto lo spiegone. Oh. Stop, Zà! È arrivato il salvatore della patria, lui. Riposa, in realtà Xenoth ha fatto tutto potendo viaggiare nel tempo per far comparire in questo preciso momento 13 versioni diversi di se stesso, ok. Un genere del male, però Topolino riesce a fare questo stop e fermo tutto. Sono arrivati in tempo. Arriva sempre in tempo Topolino. Ha fatto uno stop e non finisce più. Stop è incredibile, sì, ne ha fermati tutti proprio. Tranne Riggins, perché. Aia, beh, poteva andare tutto bene. Shbang, shbong. Chi è? Ha tramortito Topolino con.
una mossa, invece noi dobbiamo prenderci a botte da orb. Oh, oh no. Oh no. Be gone. Eccola. Guardiamo che stiamo a livello 30, proprio bassissimo con lui. Grazie, grazie Silvietta, gentilissima. Seguite la gara Silvietta. Dove i moderi? Da Depeche, immagino. E sono tutti i colori. Poi tu hai indomerso la follia. Ok. Chi è Glenn? Chi è Glenn? Fastidio. Oh. Ricordiamo che sono stra sottolivellato, quindi non so come faremo, però vabbè, ci arriviamo. Tutte le boss fight concentrate alla fine del gioco, giustamente. Aia, aia. Vabbè, comunque mi... Ah, non c'è nessuno che mi modera, volevo dare i punti a Clomar per la lore. Ah, Cortec, perché ancora non sei moderatore? Faccio io. Faccio io. Aggiungiamo 50 punti a Clomar. Yeah. Sei a 150 punti. Ogni volta che vedo Kingdom Hearts 2, non è Kingdom Hearts 2, è Kingdom Hearts 3D, e mi rammento che devo rigiocarlo e platinarlo, ma non è Kingdom Hearts 2. Però Kingdom Hearts 2 è un bello, sì, ci sta platinando. Anche se c'è tutta quella parte della Gamiship, mi passa la voglia, no? Di platinare qualsiasi cosa. Aia, un tizio che fa... che su Final Fantasy 7 Rebirth fa il cosplay di organizzazione 13. Davvero. Ah, è vero, perché... perché è vero, mi ricordo che c'erano i personaggi che de... si... Oh, sto morendo! Ma come si fa? Allora... riprovo.